Abbiamo chiesto di essere ascoltati e ci è stato detto che era troppo presto. Altre volte, invece, ci hanno detto che era troppo tardi. A noi va bene sempre. L'importante è che ci ascoltino prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Parole di un lobbista che chiede a gran voce di essere perlomeno ascoltato prima che una proposta di legge diventi legge? Scopriamo l'arcano. Sono Mariella Palazzolo, di Telos Analisi e Strategie, e sono una lobbista. Le ha indirizzate al ministro della Giustizia Nordio, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia, che, a giusta ragione e con un pizzico di sarcasmo, chiede che l'ANM sia consultata prima che la proposta di riforma della giustizia arrivi in Consiglio dei Ministri. E ha fatto bene. Da lobbista lo invidio molto, perché nessuno si sognerebbe mai di tacciare il dottor Santalucia di fare indebite pressioni sul decisore pubblico. Sta solo esercitando il diritto di chiedere, anzi pretendere di essere ascoltato per parlare di una legge che inciderà profondamente sul suo settore. Insomma, la precisa descrizione dell'attività di lobbying. Nordio ha poi incontrato l'Associazione Nazionale Magistrati e da quello che Santalucia ha dichiarato alla stampa, il ministro ci ha esposto le varie opzioni sul tavolo. L'ennesima dimostrazione che lobby non olet, la lobby non puzza.